Per chi non mi conoscesse, io sono Giordano Borghetti, sono uno dei soci fondatori di Libritalia che nasce nel 2014. Faccio parte del consiglio, sono anche uno dei componenti di Docomi Foundation, uno dei componenti italiani di Docomi Foundation. Adesso tolgo il mio brutto faccione, come qualcuno giustamente lo identifica. Lascio solamente le slide. Le slide, fra l'altro, fanno parte di due report che ogni anno fa Mediobanca, e per cui ho preso il report 2019 e il report 2020 e su quelle ho costruito questa presentazione. Tenete presente che è una riflessione che io faccio, se volete anche provocatorio, il titolo è provocatorio, perché il titolo dei due report di Mediobanca era I giganti del web. Io l'ho leggermente distorto e l'ho fatto diventare padrone del web, perché come vedrete poi nel proseguo della presentazione, comunque ci saranno delle slide che dovrebbero partire adesso, almeno mi auguro. Allora, dovrebbe, scusate, ma proprio perché. Allora, vediamo un po'. No, questo no. Dovrei riuscire a farla partire così. Ok, perfetto. GAFAM, perché GAFAM? GAFAM è l'acronimo che viene usato per identificare quelle che oggi sono le multinazionali o le web soft, come vengono chiamate, più predominanti nel mondo informatico. Ovvero sia Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, ma poi vedete nel proseguo che non sono solamente loro che hanno un predominio sul web, ma ce ne sono altre. Ma proseguiamo così almeno poi lo vediamo più avanti. Perché ho chiamato una torta per sé? Perché come potete vedere questo è il fatturato 2019 aggregato, sono 3 miliardi e 300 mila euro. Di queste sei prime aziende che hanno fatturato più alto, ovvero sia Microsoft, Amazon, Alphabet, per chi non sapesse, è l'universo del mondo di Google, nel senso che Google controlla diverse aziende al suo interno, ha diverse ramificazioni. Poi abbiamo Oracle, abbiamo Facebook, Uber e poi abbiamo anche il fatturato di Apple, a parte perché parlando col dottor Marco Valeri, che ringrazio in anticipo, ma poi ringrazierò anche alla fine per il contributo che mi ha dato la collaborazione, dottor Valeri è colui che all'interno di Mediobanca fa questi report. E ovviamente prima di pubblicare questa presentazione ho chiesto conferma a lui se così come la stavo facendo poteva andare bene. E mi diceva appunto che da quest'anno il fatturato Apple l'hanno, diciamo così, scorporato da quelle che sono le web soft per ragioni tecniche. Come vedete, il fatturato comunque è decisamente molto, molto alto e si fa capire come è uno dei motivi, come mai troviamo all'interno di GAFAM, ovviamente anche Apple. L'ho chiamato una questione etica, morale e sociale perché queste aziende, in particolare un paio, troppo spesso si fanno promotrici di iniziative etiche, morali e sociali quando in effetti poi non lo sono. Lo capirete più avanti nelle slide successive, ma per poter usare determinate parole o per essere conseguenti alle parole che si dicono, chiaramente bisogna fare in modo che ci sia una coerenza tra quello che dici e quello che fai. Questa è la prima dimostrazione. Se vedete questa slide, praticamente tutti gli introiti che le multinazionali fanno in Italia, la maggior parte degli introiti che fanno in Italia vengono poi portati in quelli che sono i paradisi fiscali. Lo vedremo poi anche più avanti nel dettaglio. Io ovviamente non conoscendo termini tecnici come appunto era cash pooling,
l'ho tradotto, come vedete a sinistra, proprio per fare in modo, per far capire cosa significa in sostanza, ovvero sia io lavoro, ho una multinazionale che opera in Italia e la maggior parte, mi è consentito dalla legge chiaramente, la maggior parte degli introiti li porto nei paradisi fiscali. In una prima fase li porto in Irlanda, dove c'è la tassazione, o come vedete in altri posti, cioè in Lussemburgo piuttosto che in Irlanda e in altri posti, per fare in modo che vadano da un'altra parte. E questo chiaramente si riallaccia alla slide prima, ovvero sia quello che dovrebbe essere tenuto più in considerazione è legato a quello che è il territorio dove tu stai operando. Allora, nella slide successiva è questa la dimostrazione, ovvero sia la desertificazione dei territori e la catena che non si spezza. Come vi dicevo prima, ogni volta che l'ho avuto la prova io, non con un software ma con il computer, io poi ho chiesto la restituzione della licenza Windows non usando Windows e il bonifico mi è arrivato dall'Olanda, pur avendo comprato questo computer in Italia. Chiaramente questo significa che non avendo la possibilità queste aziende di pagare solo una parte di tasse, però chiaramente in questo modo c'è una desertificazione dei territori. L'altra conseguenza è che utilizzando solamente software proprietario, non software open source, quella che viene chiamata la vendor lock-in non si spezza e si è sempre più dipendenti da quelle che sono le multinazionali. Questa è un'ulteriore dimostrazione di quello che vi dicevo prima. Questa è una riflessione che io faccio, ovvero sia per fare in modo che questo fenomeno si possa attenuare, bisognerebbe fare in modo che, cambiando quelle che sono ovviamente le regole delle tasse, fare in modo che paghino, ci sia un giusto rapporto tra quello che si guadagna e quelle che sono le tasse che vengono pagate. Come vedete, qua è scritto ben evidente, ci sono 46 miliardi di risparmi, 46 miliardi di euro risparmiati in paesi a fiscalità agevolata. È una scelta politica prima che tecnica? Beh, sicuramente, lo dimostra la Svizzera, dove nel 2018, anzi a gennaio 2019, ha promulgato una nuova legge sulla tassazione, per cui in parte, dice solo praticamente la Svizzera, se i tuoi guadagni superano i 100.000 franchi svizzeri, le tasse le paghi tutte in Svizzera. Ovviamente questo Amazon non ha fatto molto piacere, continua a consegnare le merci in Svizzera passando dagli altri Amazon che ci sono intorno alla Svizzera, per cui Germania piuttosto che Italia piuttosto che Francia, facendo pagare un pochino di più la merce, ma proprio perché è stata una scelta politica. Se non interviene la politica rispetto a determinate situazioni, è chiaro che la situazione non può comunque cambiare. Anche in questo caso, come vedete prima, vi ho parlato inizialmente di GAFAM, cioè di Alphabet, di Google, ma in questo caso poi si faceva riferimento ad Alphabet. Sotto Alphabet ci sono tantissime aziende che ruotano intorno a Google, quella che inizialmente era Google. Questi sono i risultati che troviamo nel 2019, ovvero sia le prime tre sono appunto Amazon, Alphabet e Microsoft, le quali risparmiano, rappresentano la metà dei ricavi aggregati. Addirittura Amazon ormai è quella che guadagna di più a livello mondiale. Eccole qua, queste sono questa è la dimostrazione di cosa stanno facendo le multinazionali nel mondo, come sono diramate, ovvero se ne trovate 14
che sono in America, ma se vedete sono nello stato del Delaware perché è lo stato che ha una tassazione agevolata. Tranne Microsoft perché? Perché Microsoft, da quello che si è potuto capire, in una prima fase porta i propri guadagni in Irlanda, ma poi non si sa esattamente dove vanno. Vedete che ci sono poi sei aziende che fanno capo a quella che è la Cina, ne troviamo tre in Giappone e due in Europa. E l'occupazione complessiva è di 2 milioni e 2 di persone che sono occupate in queste aziende a livello mondiale. Questo slide l'ho provocatoriamente chiamata l'appetito che mangiando perché, come potete vedere nel dettaglio, quanto crescono ogni anno le web soft. Il paragone con il confronto con le multinazionali delle manifatturiere vi fa capire come sempre di più queste aziende guadagnano annualmente rispetto ad altre aziende, anche quelle magari a livello mondiale. Questa slide è ovviamente, ma con un titolo come quello che ho fatto, non poteva che essere a sua volta provocatoria. Dipende da noi se vogliamo che sia questo un nuovo feudalismo digitale oppure essere persone libere. Come vedete nella piramide di sinistra era il feudalesimo come esisteva all'epoca e quello che è oggi. Come vedete non è più solo GAFA, ma c'è anche Alibaba e Tencent, che è un'altra azienda cinese che si occupa di videogiochi e quant'altro, e sono tutte queste aziende, ho preso dal report di Mediobanc quelle che sono le aziende più rappresentative da un punto di vista dei guadagni a livello mondiale, e sotto ho messo come rappresentanti delle persone libere quelle che sono poi persone che hanno iniziato un percorso di libertà. Mi sono tenuto libero di inserire anche Flavia Marzano e Italo Vignoli, perché a livello italiano sicuramente sono le due persone che più di altre rappresentano quella che è la libertà, ma quella che è la mia riflessione, che come vedete ho riportato, è quello che io penso. Se non si interviene da un punto di vista legislativo, come stanno cercando di fare anche in America, l'influenza che queste aziende avranno sarà sempre maggiore e il danno non sarà solamente per noi, diciamo così, che hanno superato una certa età, ma soprattutto per le nuove generazioni, per cui mi auguro e spero che la politica inizi veramente a fare un percorso che non vuol dire assolutamente fare la caccia alle streghe, ma fare in modo che queste aziende, queste multinazionali, abbiano una influenza minore di quella che oggi hanno. Qua, anche in questo caso, una questione di equilibrio, perché è troppo evidente quello che è il predominio delle multinazionali che c'è non solamente in Italia, ma questa è la dimostrazione, come vedete queste sono le sedi che hanno le web soft in Italia, E ci deve essere un giusto riequilibrio anche da un punto di vista non solo occupazionale, ma anche economico. In Francia il mercato del software libero vale 5 miliardi di euro. In Italia questa attenzione verso il software libero non c'è ancora oggi. Oltre al fatto che, come scrivevo, è un problema essere in questo momento nelle mani delle aziende straniere, perché di fatto è un paese oggi ricattabile e fragile. Vediamo adesso quello che è l'impatto del Covid sulla digitalizzazione. Ecco, come potete vedere, questo sono il fatturato complessivo del 2019 delle web soft. Ai primi posti, guarda caso, abbiamo Amazon, Alphabet e Microsoft. Addirittura Amazon concentra quasi un quarto
di tutto quello che è il fatturato complessivo, per cui, come potete capire, la situazione è sempre maggiore, è sempre più evidente questa disparità che esiste. Vi ricordo che questi dati che io ho preso, ma poi c'è il link in basso, vedete a sinistra, sono dati reali, non sono dati inventati, sono dati costruiti sul report di Mediobanca, per cui attendibili e inconfutabili. Io che non amo tantissimi numeri, però i numeri alla fine spesso sono oggettivi, si possono, anzi spesso sono oggettivi per definizione, poi uno può costruire i grafici come meglio crede, ma questo è inconfutabile. Come potete vedere, con il problema che c'è stato, che c'è tutt'oggi del Covid, l'aumento degli utili, l'aumento del fatturato di queste web soft è sempre maggiore. Questa digitalizzazione predatoria lo si evidenzia da questo grafico. Guardate in Italia l'utilizzo di Microsoft Teams come è stato dirompente nei primi mesi del 2020, o anche l'utilizzo di Zoom. Questi sono dati che sono stati poi rilasciati addirittura a Microsoft, ovvero sia c'è stato un aumento del 775% dell'uso di Teams in Italia. Ma questo è un grafico che si potrebbe tranquillamente usare anche per le altre piattaforme, cioè Google Meet, GoToMeeting e quant'altro, cioè tutte quelle piattaforme digitali che prima del Covid erano usate in maniera molto meno evidente e oggi invece sono usate da moltissimi milioni di persone in Italia e nel mondo. Eccoli qua. Questi sono la capitalizzazione che potete vedere a fine 2019 e al 30 settembre 2020. Come potete notare, ai primi posti ci sono sempre loro tre, ovvero sia Google, Microsoft e Amazon, ma poi abbiamo Facebook e Alibaba. E questo fa capire, non fa altro che rafforzare quello che esponevo poco più sopra. Chiaro che in questo modo sarà difficile intervenire se non sensibilizzando la politica, ma per sensibilizzare la politica, a mio avviso, bisognerebbe fare in modo che ogni politico, ma non solo ogni politico, avesse un minimo di conoscenze e competenze informatiche. La parola digitale, a mio avviso, viene usata quasi come mantra. Informatica non vuol dire essere informatici. Io non lo sono, per fortuna, degli informatici veri. Sono solo una persona che si è incuriosita 15 anni fa al mondo open source e ho un minimo, proprio, ma un minimo di conoscenze e competenze che tutti potrebbero avere. Basta ovviamente avere la voglia e la curiosità di studiare un po'. Sono praticamente arrivato alla fine, mi spiace di essere decisamente in anticipo, vediamo un po' poi come riempire lo spazio che serve perché per il prossimo relatore, ma così come oggi vedo una corsa spasmodica all'uso della didattica digitale, che a mio avviso dovrebbe essere usata solo in rarissime situazioni, mentre oggi c'è questa corsa spasmodica con un entusiasmo, come scrivo, infantile, che denota da un lato un'ignoranza da chi la propone, o meglio da chi l'accetta pedissequamente senza ragionarci. Dall'altro ovviamente c'è tutto l'interesse da parte delle multinazionali di fare in modo che ci sia sempre più digitalizzazione, non sapendo poi cosa succede con questi dati. Non voglio spoilerare nessuno di quelli che poi saranno gli interventi successivi, ma è abbastanza evidente che tutti questi dati
che sono dati sensibili, poi non è detto, anzi, non rimangono assolutamente in Italia. Ma soprattutto la cosa che mi preme sottolineare è che in tutti questi anni nella pubblica amministrazione, scuole e università comprese, non si è mai applicato, se non in rarissimi casi, quello che dice il CAD, cioè il codice dell'amministrazione digitale, l'articolo 68-69. C'è un documento molto interessante del governo francese, il quale ha analizzato il CAD e lo definisce effetto placebo. Perché? Semplicemente perché non sono previste delle sanzioni. Nel senso che si dovrebbe fare un confronto tra il software proprietario e il software libero, open source, e a parità di prestazioni usare quello open source non viene quasi mai fatto, ma non c'è neanche una sanzione, per cui chiaramente le scuole e le università se ne guardano bene da utilizzarlo. Chiaramente, come scrivo, è anche un danno erariale, perché questi software non costano poco e se pensiamo che è stato fatto un calcolo prudenziale che all'interno della pubblica amministrazione a usare solamente software libero senza addirittura cambiare il sistema operativo il risparmio annuo sarebbe tra i 700 milioni di euro e 1,5 miliardi di euro, vi fa capire come tutti questi soldi risparmiati si potrebbero per esempio utilizzare per fare in modo che ci sia una ristrutturazione degli ambienti stessi scolastici. Oggi le scuole pubbliche soffrono per mancanza di fondi, ma questa mancanza di fondi in parte è dovuta a dover pagare fornitori di software proprietario e questo ovviamente va a erodere quello che è le misere casse già che ci sono delle scuole. Sotto, come vedete, sono anche questi degli studi recenti, ma inconfutabili, perché ci sono poi dei danni causati dalla DAD. Si tratta di demonizzare, sia ben chiaro, ma è evidente che l'uso prolungato di questi strumenti può procurare dei danni non indifferenti a quelli che sono a quello che poi lo sviluppo sia dei ragazzini che dei ragazzi e questo chiaramente è un'ulteriore riflessione che non solo la politica ma anche chi è predisposto all'insegnamento dovrebbe fare. Io ho cercato il più possibile di prolungare, ma chiaramente a questo punto io sono arrivato alla conclusione. Vi lascio con questa frase che ritengo molto valida, è un po' uno dei motti di Britannia. Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla. Noi dal 2014 che proviamo a farlo, anzi che lo stiamo facendo, non so quante persone adesso sono collegate nella live, una parte ovviamente sono i nostri associati, io mi auguro che da oggi ci possa essere qualche associato in più, chi mi conosce sa che ogni tanto punto il dito su questo, ma un'associazione fatta da persone che tengono viva un'associazione, il costo annuo di 10 euro, l'associazione costa 10 euro all'anno, per cui non è una cifra esorbitante, ma come noi abbiamo detto più volte, come l'ha detto all'inizio anche Ennio, l'associazione viva, se ogni socio poi partecipa attivamente allo sviluppo di questa associazione, per cui mi auguro che ci siano altre persone che vogliono associarsi a noi e darci una mano. Siamo giunti ai ringraziamenti finali che sono questi, perché alla fine secondo me è importante avere persone, ringraziare chi comunque mi ha dato una mano. Tenete presente che
non avevo mai fatto una presentazione di questo tipo, per cui poterla in questo momento fare è perché ho avuto i suggerimenti di persone che mi hanno dato mi hanno dato una mano. Non mi funziona il web, ma non è un problema, anzi, meglio così. L'importante è che si senta la mia voce. Spero che adesso Ennio possa entrare anche lui nella stanza proprio per fare in modo. Giordano, Sì? allora guarda, Allora, c'è una sola c'è una domanda sola per il domanda momento per il di momento di Walter Walter. Mura, Sì? che chiede perché non è presente Apple nelle slide? Non mi sembra una mancanza di poco conto. No, Apple è presente nelle slide. Apple è presente nelle slide all'inizio quando parto del fatturato, ma per una scelta di Mediobanca, perché qua si parla di web soft. Tendenzialmente Apple è più un'azienda che si occupa della parte, se vuoi, hardware, non della parte web soft, se non recentissimamente, ma non ha dei software dedicati a quella che è lo sviluppo, anche se vuoi, delle piattaforme digitali per la scuola e quant'altro. Quelle sono proprio le web soft. Infatti è stato scorporato dal 2020 proprio il fatturato di Apple, che comunque appare, perché se voi vedete all'inizio, Apple appare, per cui non è che non è presente, ma qua stiamo parlando proprio del web soft. Poi chi abbia influenza ovviamente anche Apple è dato per esempio dall'accordo che è stato fatto recentemente col MIUR, dove oltretutto chi ha fatto la presentazione diceva che loro sono ben attenti alla privacy, su quello avrei molto da dire.